genericità delle deleghe. Per tali ragioni politiche e di merito voterò no, insieme ad altri colleghi che sono qui a fianco a me, voterò no al disegno di legge. Ma la partita sulla scuola non si chiude oggi con il passaggio parlamentare. Chiudo, Presidente. La maggioranza della Camera approva un disegno di legge inviso alla stragrande maggioranza del mondo della scuola. È una prevaricazione che non può funzionare. Oggi finisce il primo tempo della partita, ma nelle aule parlamentari si aprirà il secondo tempo, perché la partita rimarrà aperta nel mondo della scuola. Grazie. È iscritto a parlare a titolo personale l'onorevole Fossati, ne ha facoltà. A me dispiace che non si sia scelta un'altra strada, cioè quella annunciata dal Presidente del Consiglio. Fermarsi per ascoltare in una grande consultazione nazionale della scuola e tornare poi sul disegno di legge, con i miglioramenti che la Camera sarebbe stata in grado di produrre, grazie anche proprio all'esperienza e alle capacità che sono nel PD e nel suo gruppo e che sono state inutilmente compresse dal maxiemendamento. Restano allora una procedura di assunzioni che lascia indietro troppi insegnanti con pari diritti, un finanziamento pubblico attraverso il sostegno al mecenatismo di chi se lo può permettere e a chi può non averne bisogno, i poteri sbagliati al dirigente scolastico. E resta soprattutto un conflitto pesante, aperto, che continuerà con un mondo, quello della scuola, amico della democrazia e della Repubblica, e che oggi mette in discussione la legittimazione non di un partito, che lo so, rispetta e si confronta con le piazze, ma l'intera funzione di rappresentanza democratica e repubblicana. Per questo, per tenere teso un filo per il cambiamento ulteriore, io e altri colleghi non voteremo questo provvedimento. Grazie. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico del disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato numero 2994B, riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. La votazione è aperta. Arlotti, Bossa, Luigi Gallo, Dall'Osso, Andrea Maestri, Onorevole Mazziotti, Galgano. Ci siamo col...